Una lotta condotta con coraggio e dignità. Valori, l'ho sentito dire stamani da molti di voi, che non sono negoziabili e che soprattutto non sono in vendita. Ma questa giornata, che si concluderà con alcuni importanti interventi che a breve ascolteremo, serve anche, sempre alla grazie alla vostra presenza, a rimettere concretamente e fisicamente al centro dell'attenzione proprio il tema del lavoro, inteso non come merce ma come diritto. E CGIL e CISL UIL lo vogliono fare richiamando dei principi e valori della nostra Costituzione, il cemento e i collanti, la crisi morde e morde forte, abbiamo visto anche uno striscione di Carrara e di altre realtà. Don Milani era solito dire: ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Via 9 ha visto nella sua fabbrica il terrore di una vendita, un perfetto sconosciuto che non si sa cosa avrebbe fatto del futuro della nostra raffineria. Nostra, perché penso che la raffineria di Livorno sia la raffineria di tutta una città. Io non ho solo parole o chiacchiere. Io innanzitutto dico a chi mi chiede e a chi chiede dov'era la regione toscana. Noi non abbiamo mai perso un'occasione per essere di fronte alle fabbriche e ai lavoratori. L'assessore Simoncini, io personalmente, abbiamo seguito ogni vicenda di scioperi, di chiusure, di cassa integrazione, non una, ed è un vero primato quello che noi abbiamo. Un'istituzione che sta accanto ai lavoratori e non saranno le vostre grida a guardarmi via di qui e dovete rimuovere con la forza se volete. Io finisco il mio discorso. Io penso che il giorno sarà un buon esito per il vostro sciopero. Io posso anche cessare, ma non sarebbe un buon esito per il vostro sciopero. Io ho il dovere di venire a raccontare cosa stiamo facendo, di ascoltare le vostre parole e di provare a dare qualche risposta. E sarò qui a differenza di altri, che invece non vengono e preferiscono stare nelle loro stanze. Io la faccia ce l'ho sempre messa, anche nei casi in cui ci sono stati alluvioni, errori, scioperi, fabbriche che chiudono. Io discuterò del futuro di questa azienda. Io e l'assessore Simoncini ci siamo recati più volte davanti all'azienda. Abbiamo parlato con i lavoratori. La loro battaglia è una battaglia costituzionale. È una battaglia che pacificamente vuole difendere il lavoro. Mi è stato chiesto che facessi da questo palco un encomio al modo con cui è stata condotta questa battaglia. Io penso se lo meritano. È una battaglia forte, dura, ma anche pacifica. Da loro io sono stato accolto, hanno ascoltato le mie parole e ci siamo salutati con le lacrime agli occhi. Penso che oggi noi dobbiamo strappare a TRV quel minimo che è necessario, e cioè un po' di tempo, fare un negoziato che consenta di rinviare la chiusura dell'azienda almeno per un anno. I lavoratori ancora una volta non stanno chiedendo la luna, stanno chiedendo di poter trattare. Io vi posso assicurare che in tutte le vertenze che abbiamo seguito come istituzione non c'è mai stata un'azienda che si sia presentata e abbia detto: tra due mesi noi chiudiamo, arrivederci. Se noi investiamo sul porto, sacrificando tutto me stesso per dare un contributo affinché Livorno abbia un futuro.
La battaglia per il lavoro è scritta nella Costituzione. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. I nostri partigiani, i nostri antenati, i nostri padri e i nostri nonni che hanno combattuto per questa Costituzione non si riconoscerebbero nell'Italia così com'è. Non potrebbero riconoscersi. È compito nostro, in questi anni di crisi, qualcosa come 800 miliardi di investimenti, tra investimenti pubblici e investimenti privati. Io voglio dire all'Europa e voglio dire anche a Juncker che non bastano 300 miliardi in tre anni, non sono sufficienti. Se vogliamo ripartire abbiamo bisogno di investimenti pubblici e di investimenti privati. In ogni caso la regione sarà qui. Tutto che le istituzioni devono essere accanto ai lavoratori, anche quando, come in questo caso, ci sono dei problemi. Devono stare accanto ai lavoratori. E sarò qui a fare la mia parte di Presidente della Regione Toscana fino in fondo.